porta un po' più all'essenziale. E quindi un grazie Importantissimo. veramente a tutti i cappellani di Roma e del mondo. Ringraziamo anche noi, ci uniamo al suo ringraziamento. La lettera, peraltro, scritta così tanto in punta di piedi, è indirizzata anche ai non credenti. E io adesso penso che sia importante, poiché stiamo parlando di chi è in prima linea, di metterci in ascolto di chi davvero è lì, combatte in trincea, per capire veramente quali sono i bisogni. E allora voglio collegarmi con Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che è collegato con noi via Skype da Bari. Ben arrivato, Anelli. Buon pomeriggio. Dottor Anelli, noi l'abbiamo sentita in tutti questi giorni, lo ha fatto anche oggi nei diversi notiziari. Lei ha denunciato le condizioni difficilissime, vorrei dire impossibili, con le quali tanti medici, tanti infermieri in prima linea in questi giorni stanno lavorando. Penso al Bergamasco, penso alla Lombardia. Anzi, lei ci ha consegnato un'immagine, una metafora molto forte. Lei ha detto, riferendosi a quel luogo, lì stiamo sperimentando la Caporetto della professione medica. Ha detto Sì, così. la situazione è una situazione molto difficile. Io esprimo una forte preoccupazione, ma anche il disagio di tanti colleghi che oggi si trovano ad operare e lo fanno con passione, con dedizione, senza, come dire, senza retorica. Però il livello di frustrazione che c'è è molto alto. Molti si sentono, come dire, soli. Il numero di medici ieri che erano infettati a Bergamo superava i 100, 102, con 20 medici di famiglia che cui non si riesce a dare un sostituto, e quindi ci sono circa 30.000 cittadini che non possono avere il loro medico. Ecco, un numero altissimo, dottor Anelli. Tra l'altro lei ci ha tenuto anche a sottolineare con la nostra redazione che questi dati sono parziali perché riguardano i medici di medicina generale, arrivano dagli ETS, dalle agenzie di tutela per la salute, poi bisogna aggiungere tutti gli ospedalieri. Avere delle persone, dei medici che sono in prima linea, ma come lei ha sottolineato, anche qui una metafora forte, che combattono a mani nude, che cosa significa per noi cittadini? Beh, il rischio non è solo per i medici, infatti la preoccupazione di carattere generale è proprio questa, cioè i medici rappresentano una specie di super diffusori, cioè coloro che una volta che si ammalano possono diffondere il virus, di qui la necessità che siano protetti, ma siano protetti proprio per evitare che questo avvenga. Quello che è avvenuto in Lombardia ci deve essere di insegnamento. I primi casi hanno determinato la chiusura di ospedali importanti in Lombardia, nel Veneto, e questo perché? Perché gli operatori, medici, infermieri e tecnici non erano adeguatamente protetti e preparati nei confronti di questo virus. Ecco, Ora abbiamo questo. la necessità. Sì, perdoni, completi la sua frase, Anelli. Ora abbiamo la necessità di essere, come dire, di avere dei dispositivi di protezione individuale sia per proteggere se stessi, ma sia per proteggere soprattutto i nostri malati, la gente che si rivolge da noi. Questo è un appello davvero, e adesso poi torno da lei, alla solidarietà tra le regioni che è cardine del nostro servizio sistema sanitario nazionale. E io però la interrompo, dottor Anelli, perché vorrei tirare dentro il nostro pubblico. Ci sono anche molti medici, insomma, medici magari anche in pensione tra i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici. Simone, Eh a sì, te. allora coinvolgiamoli, raccontateci le vostre impressioni sul momento che stiamo vivendo e sul lavoro svolto dai nostri medici. Oggi vogliamo coinvolgere appunto anche i medici e chi in questi giorni ha chiesto aiuto o semplicemente qualche chiarimento al proprio medico di base. Vi lascio i nostri contatti. Partiamo dalla mail. Siamo noi, chiocciolatv2000.it, il nostro numero WhatsApp 348 3070 345, oppure c'è sempre il nostro numero verde a vostra disposizione, 822 88 96, oppure interagite con noi sui nostri social. Vi aspettiamo. Grazie Simone, noi siamo qui e adesso ci domandiamo veramente quali sono le necessità di quanti medici in più, di quanti operatori sanitari, infermieri, infermiere in più.
c'è davvero bisogno. Sapete che ieri è stato approvato ed in via di pubblicazione il decreto Cura Italia. Che cosa stabilisce? In che direzione sta andando?